Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui al Duomo di Milano a far provare la pizza di riso col pollo, a far assaggiare la pizza di riso col pollo alle persone. Dopo essere stati a Napoli, a Bologna, oggi è il turno di Milano. Ci siamo. Ragazzi, prima di iniziare questo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale e soprattutto scrivete in quale città volete che io vada a far provare la pizza di riso col pollo. Fatemi sapere nei commenti e a 10.000 like, come ho già detto nello scorso video, farò assaggiare la pizza di riso col pollo ai Fuse Gamer. Quindi lasciate like e iniziamo con questo video. Allora ragazzi, partiamo subito col video. Oggi qua abbiamo un ospite molto speciale che sicuramente già conoscerete. Lui è Michael, Michael De Piellasvu. Lui non ha mai assaggiato la pizza di riso col pollo. Michael, cosa ti aspetti? Wow. Allora tiriamo fuori la pizza al riso col pollo. Ecco qua le nostre pizze al riso col pollo, ragazzi, che sono qua dentro. Adesso lo facciamo assaggiare a Michael. Sei pronto, Michael? Sì, troppo. Sei pronto? Sei pronto? Allora, prendiamoli. Ok, ragazzi, siamo qua con Michael e siamo qua per la prima clip di questa giornata. Michael, questa è la pizza al riso col pollo. L'aspetto magari è strano, perché uno può dire non mi piace, però okay. L'odore è... Wow. Cioè, l'odore è buono. Sì, è ok, Michael, è arrivato il tuo momento. Assaggialo. Mordilo, sentilo, mangialo, assaporalo. È buonissima. È buonissima. Wow. È perfetta. Napoli, napoletani, possiamo approvare questa pizza. In tutte le pizze di Napoli devono vendere questa pizza. Come l'hanno già fatto, proviamo questa pizza. Wow. Com'è? Sentilo, sentilo, mangia, mangia, non ti preoccupare, buonissimo. E niente ragazzi, anche a Michael piace questa pizza riso col pollo. Ragazzi, venite, 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 che vi vedo lì. Allora ragazzi, presentatevi, voi siete? Simone. Rodolfo. Rodolfo, questa è una pizza particolare, è la pizza al riso col pollo. Immagino che non avete mai sentito da nessuna parte. No. Ok, aspetto. Ma aspetto, bella. È carino. Meglio di alcune pizze che ho visto nei ristoranti. Sì. Bene, non ci rimane che assaggiarlo. Prendiamo una fetta in due. Una fetta in due, sicuro. Assaggiare prima. Ce n'è? Me. Ok. Un bel morso. Sentitela. Assaporatela, gustatevela. È spaziale. È buonissima. No, posso dire che è la pizza più buona che ho mai mangiato, ma si avvicina molto a una delle pizze più buone che ho mai mangiato. Cioè, è troppo buona. Ragazzi, è cazzo buona. Ok, siamo qui, sempre qua a Milano con Eva Luna. Vittorio. Complimenti per la bellezza, ragazzi. Grazie. Allora, avete mai sentito parlare di pizza al riso col pollo? Mai. E cosa vi aspettate se vi dico pizza al riso col pollo? Cioè, è un qualcosa che ci può stare o...? Ci può stare, secondo me ci può stare. Secondo me no. Secondo te no? Allora, devo dire, inizialmente al palato sembra pastosa, perché comunque sì, il riso... Pastosa. Però poi quel pastoso... La rende buona. Diventa buono. Il pollo è grazie buono. Al pollo che è molto saporito, è molto buono insieme al riso. Formaggio buono. Tutto. Davvero molto buono. Siete un po' diffidenti quindi. Va bene, allora non mi resta che farvelo assaggiare. Va bene. Siete pronte? Siamo pronte? Bene, tiriamo fuori la pizza al riso col pollo. Ok, siamo qua con le pizze al riso col pollo. Due fette. Prego. No, dai. Prima io? Sì. Tutto. Allora, l'aspetto com'è? Sta un po' a cagare. Le prime. Come si dice a Milano? Va bene. Sì.
non è per niente invitante. Va bene, va bene. Allora assaggiatela. Non si giudica la copertina dal libro. Sempre, ricordatelo. Inizia. Non si giudica un libro della copertina. Questo primo morso. Com'è? Com'è? È buonissimo. È buonissimo, non ci credo. È buona. È buona. Piccolo, faccia un morso sostanzioso. Dai, fai un morso sostanzioso, eccolo qua. Com'è? È buona davvero. È buona davvero. È buona, ragazzi. Come dire? Cazzo, ma davvero. Bella a tutti, ragazzi. Siamo i The Borderline e siamo qui con Samuel che ci farà assaggiare la pizza col pollo e il riso. Certo. Ragazzi, siamo qua con The Borderline e oggi, direttamente da Roma, sono qui a Milano per assaggiare la pizza al riso col pollo. 600 km di curiosità. Se non è buona ci ripaghi il biglietto. Giustamente. Sì, però fidatevi di me che vi sorprenderò. Va bene. Allora ragazzi, se io vi dico pizza, riso e pollo, cosa vi aspettate e cosa non vi aspettate? Un misto di etnie di cibo, quindi ti direi non è buona, però non si sa mai. Ok. Io mi aspetto il riso Paul, non mi aspetto i peperoni invece. Ok. Ragazzi, non ci rimane che tirare fuori la pizza di riso col pollo e trarre le nostre conclusioni. Allora ragazzi, io qui ho una pizza veramente speciale. Immagino che non l'avrete mai sentito da nessuna parte. E qui per voi ho una pizza che si chiama pizza al riso col pollo. Africano puro proprio. Vero, africano puro pizza. Lei invece cosa dice? Allora, devo dire che il pollo sulla pizza sta molto bene, non me l'aspettavo. E il riso non si sente, quindi va bene. Vero. Però ha quella consistenza che fa piacere. Che fa piacere. Riso, il pollo, un po' di formaggio, la mozzarella e niente. È un connubio che piace. A Milano piace. Grazie. Ecco qua la nostra pizza al riso col pollo. Gabri, mostra tutta la sua bellezza. Mostra. Allora, ditemi pure. E l'odore è buono? Ho l'acquolina in bocca, voglio assaggiarla. Vuoi assaggiarla? Non avevo fame, mi è venuta davvero un botto di fame. Allora assaggiamola. Vai. Quando vuoi. E diamo il via alle danze. Sabri, è il tuo momento. Ah, a me non lo è. È il tuo momento. No, ah, mangia. Sabri, è il tuo momento. Di troppo. Ci sono bambini in Africa che mangiano. Mangia. Prego. Mangia. No, do. Com'è? Allora, l'aggettivo perfetto. No. Tu. Vieni qua con la nostra pizza. No. Silenzio. Buonissimo. Tu non sei la vera picante. Dall'angolo che ti aspetto. Oh. Yeah, tu. Sei te. È il suo paese. Ragazzi, quindi... È il tuo paese o no? No, dai. Non è male. Non è male. Sì, non è male. Taglia. Non devi dire che... Allora, ragazzi, com'è? Posso descriverla con un aggettivo? Sì. Supercalifragilisti che spiralidoso. È una pizza proprio borderline, ragazzi. Davvero borderline. Ma devi dire che è buona. Che sei, non è male. Dai, per favore. Per me. Da romanisti, che cosa dice? Vi piace, non vi piace? È buona? Guardate il morso. Questi sono morsi. Devo dire che è qualcosa inaspettato che supera tutti gli standard di un piatto romano. Ok, provate ad usare altri aggettivi un po' più complicati. È assai pleonastica. Ok? Il mio italiano non è abbastanza adeguato per dire altri aggettivi, non so proprio cosa dire. Che la crosta? Stellare. Quindi questa pizza vi è piaciuta? Secondo me dovrebbero metterla in tutti i ristoranti del mondo. In tutti i ristoranti del mondo. Ragazzi, io non so più cosa dire. Questa pizza al riso col pollo piace anche ai The Borderline. È incredibile. C'è il formaggio. Sei allergico al formaggio? Ragazzi, scrivete nei commenti se siete curiosi di provarla. Perché, cioè, come minimo.
infatti prima o poi ci arriverò, prima o poi arriverò a farvelo provare anche a voi. Quindi ragazzi, scrivete nei commenti la prossima città in cui volete che io faccia assaggiare la pizza di riso col pollo. E ci apri un ristorante. E apro un ristorante a 200.000 like. Miau. Doveva essere un video normale, invece no. E niente ragazzi, The Borderline, io vi ringrazio. Noi ringraziamo di no. Ragazzi, la pizza di riso col pollo è buona. Da Milano è tutto. E questa ti serve, posso portarla? Sì, se volete potete. Ciao, grazie mille, arrivederci. Ciao. E niente, ragazzi, questa pizza di riso col pollo è piaciuta anche a loro. Io vi invito veramente a iscrivervi al canale, commentare, mettere like e ci vediamo in un prossimo video. King, assaggiala. E com'è ragazzi? No, venite qua, ma datemi... Ma Luca è buono, eh? Cos'è questo? Allora, è pizza. No, com'è ragazzi? A parte gli scherzi, com'è? Però fammela assaggiare. Dai, assaggia. Ottima, giuro. Ok, allora ragazzi, siamo qui con altre ragazze, altre milanesi doc. Come ti chiami? Jacqueline, wow, che bellissimo nome, che bel colore di capelli, Jacqueline. Grazie. Prego. Vorrei dire altro, però non posso. Ok, Jacqueline, hai mai sentito parlare di pizza al riso col pollo? No. Ti ispira a vederla questa pizza oppure... Sì, mi ispira. Ti ispira? Beh, un po' come me, no? Sì, sì. Com'è Jacqueline? Descrivi. Buona, cioè. Buona consistenza. Com'è? Sa di riso e pollo. Sa di riso e pollo, questo è un bene. Ragazzi, la pizza è da sold out, quindi se volete ordinarla, link in bio. Mamma mia, oh. E con sole 10 puntate gratuite, non c'era la pizza normale. Niente ragazzi, la pizza di riso col pollo piace alle milanesi, cosa devo dire? Quindi niente.